Ciao bello, sono Loris e siamo sul doppio campione, a livello campione. Che battuta faccio? Ok, la solita, salto un po' prima, però non mi è piaciuta perché l'ho ammazzata e DK purtroppo ancora non mi seguiva. Allora, cosa succede? Ok. Bellissima, di nuovo. Oh, oh, RLCS arriviamo, siamo dei campioni. Cazzione. Rivediamola perché me, rivediamola. Ho scherzato, la voglio spiegare. Allora, qui perché non l'ho tirata in avanti? Perché le avrei semplicemente regalato di nuovo il pallone. Quindi che si fa? Si cerca l'azione. Qui ero messo partito, quindi la pallone me la devo prendere io. Anche se lo dicevo a DK, comunque era un po' complicata. Quindi che ho fatto? Ho saltato, ho cercato di ammazzarla lì sul posto. Vedi? Un tocchetto leggero. Poi lì me l'ha ripassata perfettamente. E qua io potevo già tirare, però ho voluto ripassarlo per fare l'azione un po' più figa. Ma io già da lì potevo tirare. Perché abbiamo saltato appunto il portiere. Potevo anche tirare dall'inizio e probabilmente sarebbe andato in porta prima di fare il primo tocco. Questa va pure in porta? No, ok. Ok, questa va in porta. Perché questa va in porta? Perché il signor Longington ha fatto un dribble orribile. Questo dribble non lo puoi fare se ci sono avversari vicini a te. Questo dribble all'imbalzo non puoi farlo. Se ti vuoi portare la palla in dribbling all'inizio devi ammazzarla purtroppo. Perché se sei qua e c'è di che è lì. Cioè tu non, questo di rimbalzo è un passaggio per lui. E infatti succede questo. Questo succede un sacco di volte quando le persone cercano il dribbling in questo modo. Perché ormai a questo livello si sa che se fa questo dribbling lo devi attaccare subito. E se lo attacchi subito gli usi la sua macchina come trampolino e vai a tirare. Niente, poi non riesce sempre. Però molte volte è un tiro in porta bello potente. Qua aspetto il tiro. Semplicemente perché ho visto ne aveva un bell'angolo e potevo pararlo. Qua avrei potuto fare il power shot. Purtroppo volevo farlo, ma ho fatto schifo. Aspetta, sono troppo di fretta. Anche perché in questi giorni laggo un sacco su Rocket. Non so perché mi sta cominciando a dare fastidio questa cosa. Questo è un bel rinvio alto. Che posso. Spero che lo continuasse DK. È proprio troppo sotto palla. Troppo. Come giro subito, prova a spingerlo. Sì, ci provo, ma è troppo veloce. Qua potrei andare. Sì. No, devo andare a tirare. Ho provato a fare il passaggio centrale, ma dovevo tirare a quel punto. Questa pure potevo andarci. Però appunto è stato dal contrasto, quindi era inaspettato. Non ho avuto i riflessi abbastanza veloci. E qua vedi che lì blocco il tiro. E basta, mentre vado indietro. E poi vado al boost. Perché so che questa palla è di DK, che sta prendendo il suo tempo. Qua la tiro un po' sulla testa perché lui stava venendo per il contrasto. E così spingiamo a vicenda. E va bene così. Meno male che Longton missa. A perdere il contatto. Qua ho tempo, però DK viene. No, perché stava venendo Kiss. Quindi ha fatto bene DK a prendere palla. E qua invece guarda che sono... Qua sono stupido perché c'è il mid al mid, c'è il boost al middle, al centro. Quindi posso prendere quello e andare già in attacco invece andare in quello, invece andare a prendere quello in difesa. E questo è un volo stupidissimo, non c'è motivo di farlo. Ecco me ne vado senza motivo. Anzi, è stato furbo perché così ho potuto prendere il rinvio. Perché a Rocket non ci sono regole, quindi devi sempre leggere l'azione. Che non è facile, io cercando di migliorare un sacco in questo. Qua proprio il passaggio centrale. Che forse non so se devo seguirla questa. Allora, a DK gli avevo detto che era un passaggio, quindi non l'ha confuso. Però se lui avesse avuto un bel rinvio... Ecco, l'ho seguita per questo, per ammazzare il rinvio dell'altro. Perché avrei avuto il dunk per la schiacciata. Probabilmente. Qua forse potevo andarci. Qua ho preso un sacco di tempo però per volare e poi alla fine è partito DK, l'ho sentito. Sono andato qua, li ho passati, dovrebbe essere un tiro in porta, no? DK, che cosa hai fatto? DK, che tiro era? E qua mi ha fregato. Qua mi ha fregato perché? Perché io qua mi aspettavo il passaggio. Appena ho visto che lui voleva tirare mi sono girato, però ho sbagliato, dovevo saltare molto più veloce in alto. Perché in questa situazione nel 2 contro 1 che succede? O lo vado lì, vedi il momento in cui devo andare a fare il challenge e a bloccarlo. Era quello, esattamente questo, guarda, questo. Però cosa succedeva? Sicuramente appena è uscito dalla porta lui la passava centrale.
probabilmente succedeva questo. Ora, dato che ormai non ho fatto il challenge, avrei dovuto farlo. Sì, avrei dovuto fare il challenge in quel momento, perché lui era lontano dalla palla, anche se io ero troppo lontano, quindi non lo so, ero messo male, ormai era il riposizionamento mio. Guarda Keys, si è girato, in questo punto ho capito che non c'era il passaggio e c'era il tiro. Quindi che dovevo fare? Qua era un terreno all'otto, perché lui poteva fare tiro basso, tiro alto, tiro all'angolo destro, quindi non sapevo, potevo andare frontale a ammazzargli il tiro. Però dovevo andare più in alto, vedi che ho saltato troppo tardi, ho prima bustato e poi ho saltato. Però perché? Perché se magari se saltavo subito, lui alla fine non la tirava alta, la tirava bassa e mi passava sotto. Quindi era un terno all'otto. E mi ha fregato. Ci sono purtroppo sbagliato io. Lui ha fatto pure un bel tiro, Però io potevo fare il challenge prima. Potevo avere un posizionamento migliore, potevo pararla se saltavo prima. E questa mi frega di nuovo. Salta non mi frega più. Ben porta così. Yeah. Perché questa è un'altra giocata brutta? Perché guarda che fa. A parte che la toglie al compagno questo. E poi l'ammazza. Io l'ho visto nella wild. Perché lui va a fare il pop in alto sicuro. Solo guarda dove si è messo. Guarda, appena salta, guarda il cerchio della palla. Io questo l'ho visto in partita. Lui è saltato laterale, quindi la palla la va a ammazzare. E con ammazzare intendo che la fa cadere verso il suo lato, perché non può fare altro. Perché ha fatto il... per saltare fa il doppio salto. Ovviamente è stata previsione, quindi non è detto che succedeva questo. Però una volta che l'ho visto e ho pensato se può succedere quello, ci sono andato. Un codo sul muro. In questo caso il rinvio è stato buono perché non c'era nessuno là che mi stava attaccando, mettendo pressione. Ok, qua ho perso tempo, perché devo vedere che tocco faceva. Qua cerco di centrarmi. Purtroppo era da contrasto. E da contrasto faccio schifo, perché ti giuro, con la mia connessione i contrasti non riesco a capirli. La palla fa movimenti stranissimi. Qua di che ha provato a passarmela, penso, però non ci è riuscito. Anche se sembrava un follow. Qua perché non ci vado? Perché so che non c'è. Ma che hanno fatto tutte e due? Perché tutte e due là? Che hanno combinato qua? Oddio mio. Quindi lui neanche... ti giuro che avrebbe potuto segnare, perché ero convinto non ci fosse. Non l'ho neanche sentito. Ok. E poi qua io che faccio? Non lo provo a passarmela. Non lo so. Non lo so che ho fatto. O ero spaventato che loro mi facessero scoppiare, o ho laggato una delle due. Però penso che sia la prima. Sicuramente ero spaventato del... No, non c'era nessuno dietro di me neanche. Perché ho tenuto la ball cam per vedere loro dietro e niente. Sono un idiota, sono semplicemente un idiota. Qua di nuovo. Devo andare un po' più alto, però alla fine è andata bene. Però qua di nuovo, ormai aspetto per il challenge. Allora, questo è un brutto tocco di che, perché non ho il tempo di girarmi. E nel momento in cui lui se la porta di sopra, dovevo fare il challenge. Il challenge, come mi è uscita, però non lo so. Ho di nuovo il naso chiuso, perché... Non so, raffreddato, solo il naso chiuso. Perché c'ho le caccole. Qui non so perché non vado, non ho idea. Se devo andare. Oppure no, perché forse no, mi sa che non ho boost. Sì, non ho boost. E qua di nuovo, non prendo il boost di middle e prendo quello indietro. Qua stavolta non mi frega più, perché di nuovo ha fatto di nuovo la stessa cosa. Esatto, guardiamo. Già questo tiro una volta me l'ha fatto. Quindi due volte non ci casco. Che il tiro, quello al tiro prima. Doppio pop per far andare la palla in alto sopra di me, sopra il portiere. Oh mio Dio, che si è mangiato DK! L'avrò preso per il culo tutta la serata per questo. Aspetta, ci vedi perché se l'hai mangiato. Se ti spiego, questo è importante, se ti spiego anche perché si è mangiato questo tiro. Questo è perfetto. Allora, qui lui non si aspetta il suo miss, quindi è un po' inaspettato. Però può fare di tutto, cioè in questo momento lui può saltare laterale e andarla a prendere con la tua della macchina. Saltare frontale e tirarla dritta, anche da dove era messo lui solo che si è messo. Ha fatto questo movimento strano che non capisco.
qua lui si andava dritto. Qua si è girato troppo a sicuramente ha letto male il rimbalzo, sicuro. Leggendo male il rimbalzo l'ha fregato tutto. Però ha fatto un tiro veramente brutto. Veramente, veramente brutto. Cattivo di Kai. Ecco, è finita. Bene, Miccio, spero che il video ti sia piaciuto. Ricorda di lasciare un mi piace e iscriverti. Grazie tantissimo per il supporto che mi stai dando. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao, ciao. I just can't